versante meridionale su cui sorge la città di Atri sono presenti da tempo immemore le grotte chiamate Limuri. Su queste grotte si hanno da sempre notizie frammentarie. Certe sono quelle che vogliono queste grotte essere state utilizzate come una grande conserva d'acqua, e questo ci è testimoniato dagli intonaci signini che sono presenti all'interno di questi ambienti e dai cordoli in malta idraulica che sono presenti nel punto di contatto tra le grotte e i pavimenti e dai segni delle chiuse. Tante sono le leggende sulle grotte di Atri. Alcune vogliono che queste grotte siano state realizzate dai primi abitatori di queste aree dell'Abruzzo. Un'altra leggenda, forse quella più suggestiva e più bella, è quella che vuole che siano state create dalla mano di Santa Reparata, che infilò le dita all'interno del sottosuolo della città per proteggerla da un grande terremoto. Santa Reparata, infatti, nell'immagine, nell'iconografia, è raffigurata sempre con la città di Atri sul palmo della mano. All'interno delle grotte, che sono ampie circa 700 metri quadri, nella porzione più ovest degli ambienti, sono presenti altre strutture più piccole, completamente rivestite da intonaco signino, e alcuni dicono che queste fossero da ricondurre a un antico ninfeo. È bellissimo e apprezzabile l'intonaco che riveste le pareti, e come vedete è un intonaco proprio del periodo romano, un intonaco signino dal nome Signa, proprio l'antica città dove è stato inventato.